Realtà in rampa di lancio pronta ad affermarsi sul mercato, va in scena a Roma l'evento ribattezzato Startup Investor Day. Oltre 20 imprese vengono presentate all'associazione ALA, ovvero Angels Lab Academy, e ad un gruppo di investitori esterni selezionati. Siamo nati il 21 di gennaio, però siamo estremamente attivi e noi vogliamo veramente supportare delle start-up in settori molto differenti per diventare un'occasione di crescita dell'innovatività e per il nostro paese. Noi non solo siamo un gruppo di business angels, ma puntiamo molto anche sull'attività di mentoring, cerchiamo di far crescere i start-upper non solo da un punto di vista finanziario, ma anche da un punto di vista di competenze, di contabilità, di formazione, diciamo creando un'opportunità a tutto tondo. Ricco il programma dell'incontro, scandito da numerosi interventi. Oltre all'avvocato Francesco Di Ciommo e al presidente di Connectia Massimo Ciaglia, prendono la parola anche i rappresentanti delle singole start-up, a cui vengono concessi una manciata di minuti per presentarsi. Siamo fondatori innanzitutto di Angels Lab di ALA e quindi facciamo parte di un mondo di innovazione che ha un osservatorio privilegiato su quelle che sono le innovazioni oggi nell'ambito giovane, che è molto importante. Con Andrea ed altri colleghi quindi abbiamo deciso di creare una startup innovativa che è una DMC territoriale che si basa su un processo innovativo e attraverso il turismo fa crescere le realtà territoriali e quindi il business e le imprese. E questo turismo esperienziale non ha soltanto una valenza meramente imprenditoriale o di sviluppo, ma poi c'è anche un contesto etico, perché essendo uno dei progetti che si sta perseguendo dell'integrazione a livello delle religioni del bacino mediterraneo, si è sfruttato, diciamo, questo sviluppo che avviene nella parte della Sicilia, ipotizzando la Sicilia come un ponte sul Mediterraneo per lo sviluppo, e quindi questo sviluppo deve avvenire sicuramente nel rispetto reciproco di quelli che sono i valori e mettere anche a loro agio chi si sposta. Il mix tra nuove tecnologie estremamente potenti e inventiva e fantasia giovanile è potentissimo e offre una chance incredibile, ma come ogni chance impone una riflessione e impone una responsabilità, perché è bello pensare all'innovazione, è doveroso pensare all'innovazione, ma per fare questo è richiesta anche un'idea del mondo, una visione di giustizia e poi una responsabilità circa i fini che vogliamo porre in campo, circa i mezzi che utilizziamo, circa la complessità di un mondo in cui inseriamo la nostra azione. Un punto di partenza per chi vuole evolversi in maniera veloce e progressiva, Angels Lab Academy conferma la volontà di sostenere progetti ambiziosi.